Le ciocche Iron Station sono state ancorate a un numero insufficiente di capelli, quindi la loro resistenza alla trazione è inferiore. Vi ricordate che quando noi studiamo la ciocca di capelli, quanti capelli contiene e qual è il punto di rottura del singolo capello quando è bagnato? Quando un capello è bagnato, ha un punto di rottura che si aggira sui 150 grammi. Lui si estenderà del 30% in più perché è un capello bagnato e poi si romperà nella parte più debole del cilindro del capello. Le ciocche Iron Station sono state ancorate ai capelli trattati dai prodotti chimici, le mesh permanenti, tiraggi che ne alterano la resistenza. Anche qui noi abbiamo uno stelo di capelli che può essere indebolito, colori permanenti, eccetera. Quindi questo punto di rottura bisogna misurarlo con uno strumento che misura proprio, si prende un capello prima e dopo, quando noi andiamo a fare dei trattamenti ristrutturanti, c'è una macchina dove prendiamo un capello prima e misuriamo il punto di rottura di quel capello e poi dopo il trattamento andiamo a revisionare e noteremo nettamente dei punti in più di resistenza del capello. La ristrutturazione del capello, sia quello di Estescio sia quello della cliente, si rafforza benissimo. Ma che cos'è la trazione? La trazione è uno degli sforzi meccanici elementari in cui può essere soggetto un corpo.